Oggi svolgiamo il terzo focus group. Focus group che segue ai Donation Day, a tante iniziative, eventi che gli enti stanno organizzando e che ringrazio. Era una sfida questa che all'inizio ci hanno detto essere quasi impossibile, costruire la prima piattaforma di crowdfunding sociale e farlo nel mezzogiorno. I dati invece dimostrano che anche dalle nostre parti è possibile farlo. Anche oggi il focus è stato diviso in tre blocchi. Il primo blocco ovviamente era per la consegna di un attestato di riconoscimento ad un progetto che è a gancio, che ha visto Suor Aurelia ovviamente guidare questa campagna. Immaginiamo mensilmente con gli enti che iniziano con noi le campagne di crowdfunding questo momento di approfondimento, sia per darvi un po' di linee di indicazioni che possono essere utili durante la campagna di crowdfunding, sia anche per farvi conoscere. Proprio da Suor Aurelia sono emersi spunti interessanti, alcuni keyword che abbiamo riportato nella discussione, che sono da creare fiducia ad attivazione della community, alle dinamiche che il crowdfunding non è solo raccogliere fondi. Il secondo blocco l'abbiamo organizzato rispetto ad un'interazione con tutti i partecipanti al Focus, quindi con il nostro gioco. Poi dopo abbiamo dato ovviamente spazio a tutte le associazioni dove loro si raccontano i loro progetti. I risultati che registriamo sono molto positivi. Risultati che peraltro anche il focus group di oggi conferma essere di tutto rispetto. Parliamo di 70.000 visualizzazioni del sito www.meridonari.it, parliamo di 2.000 donatori che hanno sostenuto le 43 campagne di crowdfunding che già sono state avviate da novembre ad oggi. Parliamo di una diffusione di social molto spinta e un tasso di crescita anche consistente. E devo dire, parliamo soprattutto di grande entusiasmo, interesse attorno a un progetto che ha un obiettivo di filantropia e anche di comunità di tutto rispetto.